Amici e amiche di BPM Power e voi appassionati di hardware, oggi vi parlo del Western Digital Blue 3D NAND SATA SSD da 500 GB. Vediamolo da vicino. Partiamo subito dalle dimensioni, questo è un prodotto molto piccolo e sottile, misura per la precisione 8 cm x 2,2 e spesso solo 0,23 cm. La capacità della memoria è di 500 GB nel formato M.2 2880, che è questa versione che vi stiamo mostrando, ma è disponibile anche in altre capacità come il 250 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, sia in formato M.2 2880 che in formato 2,5 in. Western Digital Blue 3D NAND SATA utilizza la tecnologia 3D NAND per ridurre le interferenze cell to cell per riuscire ad avere una ottimizzazione migliore per l'affidabilità. La tecnologia 3D NAND permette velocità di lettura sequenziali fino a 560 MB al secondo e di scrittura sequenziali fino a 530 MB al secondo. Se conoscete gli SSD saprete che non hanno parti mobili, quindi sono progettati per prevenire la perdita di dati in caso di urti o cadute accidentali. Inoltre, grazie al Mean Time to Failure, l'MTTF, di 1,75 milioni di ore, diverse tecnologie per la correzione degli errori e ben 200 TBW, terabyte scritti, questo SSD riesce a proteggere i dati per gli anni a venire. Il FIT Lab, ovvero il Functional Integrity Testing Lab di Western Digital, ha certificato questo SSD 3D NAND SATA come compatibile con un'ampissima gamma di computer desktop e portatili. Infatti, ogni unità SSD 3D NAND SATA di Western Digital Blue viene sottoposta a numerosi test di compatibilità e affidabilità per assicurarvi che sia conforme a tutti gli alti standard del marchio Western Digital. Ovviamente potete trovare questo Western Digital Blue 3D NAND SATA SSD da 500 GB su bpmpower.com. Il prezzo di partenza della versione da 500 GB è di circa 57 euro. Ovviamente trovate moltissimi altri tagli qui in basso e ve li elenco tutti, e se Western Digital non vi piace troverete anche tutti gli altri SSD delle altre marche. Io vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a mettere mi piace alla pagina Facebook e il follow su Instagram. Ciao, alla prossima!